Salve e ben ritrovati in questo nuovo video dove vi farò vedere come ho preparato il panettone con gocce di cioccolato. Si inizia preparando un preimpasto, il lievitino, con del latte, della farina manitoba e del lievito. Vi ricordo che tutti gli ingredienti, il procedimento e quindi anche le quantità li trovate descritti giù nella scheda informativa. Per poterla leggerla basta cliccare sul titolo del video, si aprirà la schedina inerente. Ecco qui che mescolo il tutto, dopodiché si fa lievitare per 20-25 minuti o fino al raddoppio. Ecco il lievitino ben lievitato. L'ho aggiunto dentro il cestello della planetaria. E ho aggiunto l'aroma specifico per panettone. Volendo si può usare anche degli aromi che si trovano comodamente a casa, come la scorza grattugiata di limone. Anche questo comunque lo troverete giù descritto nella scheda informativa. Ho aggiunto metà delle uova indicate nella ricetta e quindi ho cominciato ad amalgamare il tutto. Ho aggiunto a questo punto la farina. Io ho trasferito l'impasto nella planetaria con le fruste a ventaglio e ho aggiunto le restanti uova, lo zucchero. Il rum. Il sale. E dopo fatto, ecco, dopo amalgamato i primi ingredienti, ho aggiunto anche il burro molto morbido. Una volta amalgamati tutti gli ingredienti, ho cambiato le fruste mettendo quelle a gancio e ho fatto incordare tutto l'impasto. Questa è un'operazione che richiede qualche minuto. Ecco, qui vedete l'impasto ben incordato perché si è staccato dalle pareti. E ho trasferito l'impasto dentro un contenitore leggermente imburrato. Trasferito l'impasto nel contenitore, si copre con pellicola per alimenti e si lascia lievitare da un paio d'ore o comunque fino al raddoppio dell'impasto. Ecco l'impasto ben lievitato e in questa fase devono essere incorporate le gocce di cioccolato che sono state tenute in freezer, in congelatore, per qualche ora, di modo che a contatto con l'impasto tiepido, perché è in lievitazione, non facciamo sì che si sciolgano.
qui ho dato un primo preimpasto con una spatola, poi ho posto l'impasto nel piano da lavoro, mi sono imburrata le mani e ho fatto delle piccole pieghe. Dopo ciò ho pirlato l'impasto e inserito nello stampo da panettone. Questo è il risultato. Si deve far lievitare ancora una volta fino al raggiungimento del bordo dello stampo. Ci vorrà una media di 4 ore, ma può essere qualcosina in meno come qualcosina in più. Qui l'impasto è ben lievitato e adesso in forno in cottura a 180 gradi per 50 minuti. Se la superficie dovesse colorarsi troppo, coprire con un foglio di carta d'alluminio. Ed ecco qui il risultato, il panettone cotto, l'ho infilzato con degli spiedi, e si possono usare, io avevo questi qua, le bacchette cinesi, ma si possono utilizzare anche gli spiedini stessi che io ho adoperato per fare i buchini, oppure degli spiedi di acciaio. L'uso che si deve fare di ciò è perché il panettone deve essere posto ancora caldo a testa in giù, in modo che non collassi all'interno. Deve stare in questa maniera fino a completo raffreddamento e poi non resta altro che gustarselo in compagnia, ma anche da soli. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, vi ne approfitto per augurarvi ancora una volta buone feste e a presto con altri nuovi video.